dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il creatore della volta e siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Ogni anno un tema differente, ogni anno un sindaco diverso, ogni anno però la magia si ripete. Attraverso la fiaba e la metafora di Pinocchio, il paese dei balocchi incanta sempre tutti. Il tema di quest'anno è la libertà, declinata in ogni sua forma e condizione, e il sindaco non poteva che essere una personalità che incarnava questi concetti. Il sindaco di quest'anno del paese dei balocchi sarà Don Luigi Ciotti, fondatore di Abele e di Libera. Una vita spesa per combattere, denunciare e alimentare quel cambiamento culturale che può fare la differenza per contrastare tutte le mafie. La città di Fano, sin dal momento in cui abbiamo fondato il coordinamento di Pesaro e d'Urbino di Libera, ha sempre mostrato una certa attenzione per quelle che sono le tematiche dell'antimafia sociale, della legalità democratica e l'iniziativa appunto di... Il paese dei balocchi si inserisce comunque in una serie di eventi che si sono succeduti nel corso di questi anni, tra cui appunto la marcia della memoria dell'impegno delle vittime di mafia del 21 marzo scorso, ma soprattutto una serie di progetti che vedono interessano in quelli che sono i beni confiscati. Gli elementi base però che hanno negli anni fatto la differenza per questa manifestazione ci sono sempre e sempre ci saranno, dato che sono l'elemento distintivo del paese dei balocchi, e chi ci viene anno dopo anno li vuole ritrovare per sé e per i propri bambini. Ma non mancano naturalmente le novità. Siamo continuamente alla ricerca della nostra unicità, che è quella che ci contraddistingue dalle altre manifestazioni. Infatti è molto più complicato organizzarla, perché ogni anno bisogna ripartire da capo, però anche questo è la grande soddisfazione, cioè quando riesce. Quest'anno il 22 d'agosto, se tutto andrà bene, saremo molto contenti, perché questo è veramente, c'è un grande lavoro e anche una grande soddisfazione. C'è questa novità veramente che mi piace molto, perché abbiamo coinvolto queste ragazzine di Bellocchi che per costruire questa Balocchi TV. Quindi le nostre corrispondenti sono delle ragazzine tredicenni che hanno la stessa età del paese dei Balocchi, e quindi da lì possiamo capire anche la crescita del paese dei Balocchi, e quindi loro faranno presenteranno gli eventi, e quindi metteremo sui canali e diciamo nei social network il loro prodotto. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo. Una manifestazione che per le sue peculiarità ha saputo varcare i confini della città e sbarcare alla Fiera del Libro di Torino, ha portato Fano e il suo territorio alla ribalta nazionale. Per questo la Regione Marche non ha voluto far mancare il suo sostegno. La Regione Marche crede in questa iniziativa, in questa manifestazione, il paese dei Balocchi, che ha raggiunto la sua 13ª edizione, perché è una manifestazione unica nella nostra regione, perché di iniziative, di feste, di sagre, dove ci si diverte, si balla, si mangia, ce ne sono tantissime. Questa è la manifestazione invece dedicata ai bambini, dedicata ai ragazzi, dove ci sono laboratori, dove non solo ci si diverte, ma si fa anche un percorso culturale e di crescita. E poi anche perché questa manifestazione ha dei temi che vengono annualmente sviluppati, come per esempio l'alimentazione, il tema della difesa dell'acqua, del risparmio dell'acqua, della legalità. Quest'anno la presenza di Don Ciotti è sicuramente un evento eccezionale per le battaglie che ha condotto e che conduce continuamente nel nostro paese. Una forma